Buonasera, meno due al voto sulla decadenza di Berlusconi da senatore. È proprio il più diretto interessato. Oggi ha tenuto una conferenza stampa per svelare quelle che a suo dire sono nuove carte che cambiano la prospettiva del processo in cui è già stato condannato e per il quale chiederà una revisione alla corte competente che è quella di Brescia. Ma la cosa più importante è che Berlusconi ha rivolto un appello ai senatori del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, praticamente dicendo di vagliare il fatto che è democraticamente inopportuno levare di mezzo un leader come lui con un voto come quello al Senato su una materia che ancora attende una giustizia finale. Non sono tardate le risposte del PD e dei 5 Stelle che hanno detto sostanzialmente: non se ne parla nemmeno, la legge va soltanto applicata. Il 27 novembre sarà il giorno della votazione sulla decadenza. Solo Casini, a sorpresa, mette in atto un'iniziativa che riaprirebbe, se approvata, i giochi sui tempi della votazione per la decadenza. Ma questo si intreccia col voto sulla legge di stabilità, che sarà anche un voto di fiducia al governo, perché il governo ha deciso appunto di porre la fiducia sulla legge fondamentale, così si vedrà qual è il nuovo perimetro della maggioranza. È dato per probabilissimo, anzi per scontato, il fatto che su questo, sulla legge di stabilità, il partito di Forza Italia passi all'opposizione. Si vedrà quindi qual è la nuova maggioranza di governo, con Renzi che rincara la dose e dice: se il governo fa quella che farà quello che diremo noi dopo l'8 dicembre, bene, se no, finish. Questa è la parola precisa usata da Renzi durante un comizio. Ma ovviamente non ci sono soltanto i fatti strettamente della politica, ma c'è una questione ancora a cavallo tra politica e giustizia. Napolitano non vorrebbe testimoniare al processo sulla trattativa tra Stato e mafia, è del tutto inutile, fa capire con la sua lettera indirizzata ai magistrati, alla corte di Palermo, ed è tutto inutile una testimonianza, non ho nulla da aggiungere, e appunto quindi se ne potrebbe, questa è la sostanza, fare a meno. Vedremo come reagirà la corte. Intanto stasera, anzi in questi minuti, sta vedendo Napolitano Putin, che è già stato dal Papa e ha visto anche Romano Prodi, e stasera sarà a cena dove a Palazzo Grazioli da Berlusconi. Rivedrà forse il famoso lettone da lui donato al leader di Forza Italia, ma ci sono molti altri fatti e ci sono i sondaggi. E com'è che non è, nonostante quello che stiamo dicendo, se si votasse oggi col proporzionale la prima coalizione sarebbe proprio il centrodestra. C'è anche un effetto cancellieri, perde 2 punti praticamente il Partito Democratico. Tra 30 secondi i titoli. Berlusconi presenta nuovi testimoni, nuove carte con le quali intende avanzare la richiesta di revisione del processo Mediaset, quello della condanna definitiva per cui dopodomani ci sarà il voto di decadenza al Senato. Il Cavaliere chiede ai senatori di PD e 5 Stelle il rinvio di quel voto. Aspettate, dice, sarà una macchia incancellabile per il Parlamento. Siamo avversari, ma non deve venir meno il rispetto. Ma che nessun rinvio, replica a stretto giro il Partito Democratico. Il voto sulla decadenza resta confermato per mercoledì. No anche dai 5 Stelle, la sentenza è definitiva e ci apprestiamo ad applicare la legge. Andiamo oltre, commenta la capogruppo in Senato Paola Taverno. Solo da Casini arriva un segnale di disponibilità ad attendere per il voto. E il governo si prepara a chiedere la fiducia sulla legge di stabilità, blindando così la manovra sulla quale con ogni probabilità sarà visibile la nuova maggioranza, visto che Forza Italia domani dovrebbe decidere formalmente il passaggio all'opposizione, andando all'attacco del governo delle tasse. E a proposito di manovra, è stato trovato l'accordo sulla nuova tassazione degli immobili al posto della TRISE che sostituiva la vecchia IMU. Arriva adesso la IUC, imposta unica comunale. Dal nuovo tributo sarà esentata la prima casa per la parte immobiliare, fatta eccezione ovviamente per le dimore di lusso.
Napolitano scrive alla Corte d'Assise di Palermo che lo aveva citato come testimone nel processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Non ho da riferire alcuna conoscenza utile al processo, spiega il capo dello Stato. La mia deposizione può essere revocata, aggiunge. Non ho avuto nessuna confidenza dal mio consigliere giuridico di allora, D'Ambrosio. Putin in Italia, prima giornata, incontra subito il Papa e poi va a trovare Prodi e il capo dello Stato Napolitano. Stasera cena a Palazzo Grazioli da Berlusconi, domani a Trieste incontro tra i governi. Putin vedrà Letta, possibili nuovi accordi con l'Italia che punta anche a investimenti russi. Nel nostro sondaggio del lunedì pesa il caso Cancellieri, il PD perde infatti quasi 2 punti, il centro-sinistra si vede di nuovo superato dal centro-destra, Forza Italia guadagna 1,5 punti al 19,6, Alfano, il nuovo centro-destra scende ma resta al 5,8, crescono molto i 5 Stelle che arrivano al 23,6.